ごめんなさい。<noise> Un saluto a voi tutti, appuntamento con l'editoriale del MAIG Notizie in questo sabato, ma poi lo rivedrete in replica anche nella rassegna della settimana la domenica e lunedì. I nostri appuntamenti alle 13, 14 e 25, e 19 e 30 e 22. Il MAIG Notizie che vi ringrazia di essere nostri interlocutori, attraverso i vostri messaggi, attraverso le vostre osservazioni, la mail quindi telemaique.it info, ma non mancano le immagini, i filmati, i semplici messaggi attraverso il Whatsapp. Quando si parla di società, si parla di valori e quando si devono affrontare le problematiche che minano la società non si può far a meno di salvaguardare le parti più a rischio. Oggi vogliamo riflettere sui giovani, in particolare su quelli che sono costretti a difendersi da tutte quelle provocazioni che giungono dal mondo in cui vivono. I giovani che dovrebbero invece essere aiutati, prima dal punto di vista familiare, poi dal punto di vista scolastico e poi dalle stesse quindi, istituzioni allargate, ossia dalla politica, a poter rispondere a tutti, tutte queste provocazioni, a tutti questi trabocchetti provengono dal mondo in cui vivono e che scoprono giorno per giorno proprio perché si è giovani. Ed ecco quindi una grossa responsabilità nel momento in cui parliamo di alcol e minori, parliamo di frequentazione di quei locali in cui magari le regole non vengono rispettate, parliamo di addirittura l'associazione di quelle discoteche, di quei locali che riunendosi nel loro sindacato Silb chiedono sanzioni per gli stessi giovani e quindi di conseguenza per gli stessi genitori nel momento in cui consumano l'alcol, bevono, si ubriacano. Certo che questa proposta dei gestori potrebbe sembrare una semplice provocazione, ma invece porta a una seria riflessione anche da parte del forum delle famiglie, perché nel momento in cui noi incontriamo, osserviamo e ci imbattiamo nelle nostre strade in bottiglie di birra, di whisky, di qualsiasi bevanda alcolica, ci rendiamo conto che il fallimento è di noi tutti. Sì, certo, prima di tutto perché la bottiglia o il bottiglione non si abbandona, non manca il vino, eh, il buon primitivo, non si abbandona per strada, ma il messaggio che viene oggigiorno è che l'aumento c'è del consumo di alcol, ma quanto di più grave è che invece, ed è su questo che dobbiamo riflettere attentamente, coinvolge i minori, coloro i quali sono più a rischio e più deboli nei confronti di queste provocazioni. Allora tutti insieme bisogna sedersi al tavolo come si suol dire, per trovare le giuste soluzioni. E non si può aspettare che il tavolo sia quello romano, quello nazionale o quello regionale o quello di altre sedi. Ogni comune ha l'autonomia che tanto in passato è stata richiesta ed ottenuta per poter intervenire e trovare delle soluzioni. E perché no, magari un comune diventare progetto pilota affinché quanto si sta mettendo in campo per arginare questo fenomeno possa diventare riferimento per altri comuni, per altre regioni, per l'intera nazione. Ma se noi prendiamo ad esempio il comune di Acquaviva delle Fonti, ci rendiamo conto che questo diventa difficilissimo, se non impossibile, perché come si fa a pretendere, a pensare e ad avere ancora la speranza che magari i politici locali, i rappresentanti istituzionali locali possano mettersi insieme? al di fuori delle logiche partitiche di rappresentanza degli schieramenti, facendo partecipare a queste discussioni importanti, a questi argomenti importanti, l'opinione pubblica, le associazioni, le famiglie, la società che loro hanno detto di voler e stanno amministrando grazie al nostro voto. E noi, per quello che mi riguarda, non possiamo che prendere in considerazione Acquaviva, perché ad Acquaviva, insiste Telemike, ad Acquaviva passeggiamo, ad Acquaviva troviamo i cestini pieni di bottiglie di birra, ad Acquaviva troviamo la birretta all'angolo, sul marciapiede, sulla panchina, nel giardino, nell'angoletto della strada. Nella piazzetta ad Acquaviva troviamo questo vetro, queste bottiglie, non manca il whisky, non manca il primitivo, che ci stanno ad indicare che sono sempre di più. Perché rispetto a ieri quell'angolo non conservava la bottiglietta, quel cestino non era pieno, quella festa o festicciolo sagra non aveva mostrato tutto quel numero di bottiglie di birra o di alcol o di altro. È una questione di responsabilità e quindi di responsabilizzare tutti i soggetti chiamati in causa. E come lo si può fare nel momento in cui c'è un'amministrazione comunale che non fa funzionare quegli organismi che sono stati istituiti attraverso l'approvazione la stesura dello statuto comunale. Come si può pretendere che un comune, gli assessori, i consiglieri comunali possano risolvere un problema che sembrerebbe grandissimo, ma magari potrebbe essere più semplice di quel che sembra, ma diventa sempre più insormontabile nel momento in cui non si ha nemmeno il coraggio, la capacità, la voglia, la disponibilità di affrontare questo problema. Perché devono essere gli altri al posto nostro a farlo? Non è così. Perché gli acquavivesi hanno votato il sindaco di Acquaviva, hanno votato i consiglieri comunali di Acquaviva e quindi sono loro che devono trovare le giuste soluzioni, sono loro che devono adoperarsi per condividere con la popolazione, con gli organi istituzionali, con le associazioni. Con le famiglie, con le parrocchie, non solo per fare propaganda elettorale, nelle parrocchie non si va per, in, per fare la propaganda elettorale, non si va a bussare alle famiglie per fare propaganda elettorale, non si va a bussare alle associazioni o si danno finanziamenti alle organizzazioni non profit per la campagna elettorale, ma invece cosa si fa? Si utilizzano tutte queste risorse che fanno una società forte tanto da poter affrontare anche il problema dell'alcol. Sì, quindi magari i genitori devono fare più attenzione, o devono fare attenzione, perché se un genitore non si rende conto che a casa il figlio torna ubriaco, non è un buon genitore. Eh, mi dispiace, ma non può che essere così. Eh, perché se un minore esce di casa, i soldi glieli ho dati io genitore. Se non lavora, i soldi glieli ho dati io genitore. Se è andato in discoteca, io genitore devo sapere se è andato in discoteca, se ha consumato alcol, che altro ha fatto se sono un buon genitore, se voglio far diventare la famiglia quello che è, la sacra famiglia, se poi invece la famiglia è ognuno fa i fatti suoi, è logico che poi ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi di bere una birretta in più e di ritirarsi a casa ubriaco senza mio padre, senza che mio padre e mia madre se ne rendano conto, se ne accorgono e quindi chi mi aiuterà? Se già nella mia famiglia non si rendono conto che io mi sono ritirato ubriaco e che i miei 10 euro della paghetta li ho consumati non per divertirmi, per mangiare una pizza con gli amici, ma bensì per ubriacarmi. E quindi già viene meno e c'è questa grave responsabilità perché la famiglia non può dire che è un problema mio, no cari amici, genitori. Il problema è nostro, perché quando c'è un soggetto che si ubriaca sta facendo dei danni alla società, tranne che lo chiudete in casa, si ubriaca in casa e lì rimane e lì ci resta, senza uscire fuori e fare danni. Perché se questo soggetto ubriaco o perché minorenne o altro fa dei danni, sta facendo un danno alla società, anche se magari poi deve essere accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso perché sta male. E allora è importante il ruolo e quindi l'assunzione di responsabilità da parte delle famiglie, ma tutti gli altri enti. Gli altri organismi non possono dire che devono stare a guardare, perché c'è chi deve tutelare le famiglie, chi deve aiutare le famiglie, come per esempio i servizi sociali di un comune, che non possono limitarsi a la domanda per i testi scolastici, la domanda per poter avere il contributo xy. Quello non è fare servizi sociali, lo potrebbe fare un chiunque ufficio Snellire la burocrazia, aiutare una famiglia o un soggetto che ha necessità non deve farlo per forza un servizio sociale. Il servizio sociale che è istituzionale si deve invece occupare di queste problematiche innanzitutto, studiarle, affrontarle e dare al politico di turno le giuste sollecitazioni affinché metta i soldini da parte per poter intervenire in quell'argomento, altrimenti quel servizio sociale comunale farebbe bene a cambiare mestiere, perché in una comunità un servizio sociale che non fa azioni di riflessione, progetti per la droga, per l'alcol e altre problematiche non è un servizio sociale che possa definirsi degno di questo nome. È una mia riflessione, altrimenti non si chiamerebbe editoriale, si chiamerebbe diversamente questo nostro appuntamento. Il direttore dell'osservatorio dell'Istituto Superiore di Sanità, Emanuele Scafato, cosa ha detto? Che serve solo applicare le regole che già ci sono. Certo, dice bene, ma c'è chi le deve far rispettare. Qualcuno glielo deve far gonfiare il palloncino a questi ragazzi. E magari al sindaco di questa città sarà stato chiesto da anni, da mesi, di fare in modo che la pattuglia dei vigili urbani della polizia locale di Acquaviva non vada a dormire alle 21 o alle 22 e rimanga sveglia anche la notte. Sì, perché altrimenti i cittadini, la polizia locale, che cosa la pagano a fare? Le contravvenzioni che si fanno, a che cosa servono? A che cosa serve investire in una polizia locale che si deve limitare a strisce pedonali uscita dalla scuola, rappresentanza, bambini che devono andare addirittura a fare un progetto scolastico della scuola elementare accompagnati dai vigili urbani? Perché? Perché un comune magari non ha un mezzo o i soldi per pagare un mezzo, un minibus, per trasportare i ragazzi, i bambini in sicurezza dove stanno i servizi sociali di questa città o delle altre città che mettono a rischio la vita dei più piccoli e costringono dei vigili urbani a svolgere un ruolo di accompagnatori. Certo, è importante che lo facciano perché devono tutelare i bimbi, ma forse spendendo qualche euro in meno e investendo meglio nella politica si riuscirebbe a fare in modo che quei vigili, vigili fossero impegnati in altri servizi e che quei bimbi in maggiore sicurezza potessero svolgere le loro progettualità, le loro passeggiate senza dover essere accompagnati dal vigile urbano, ma che servizio sociale è se noi già insegniamo ai più piccoli che per poter andare a fare una passeggiata abbiamo bisogno di una divisa. Chi è che gestisce i servizi sociali di un comune che dà questa impronta ai più piccoli, dove già li stiamo proteggendo con chi ha la divisa? Cosa stiamo inculcando nelle menti, nella coscienza di questi bimbi? Quando cresceranno questi bimbi, non avranno chi è in divisa accanto a loro, come potranno procedere e passeggiare e affrontare la vita quando queste divise non ci saranno, perché non possono accompagnarli per tutta la vita. E allora forse i servizi sociali del Comune di Accogliere dei Fonti dovrebbero fare più servizi sociali e rendersi conto che loro devono formare e aiutare le istituzioni scolastiche a formare il futuro, che deve avere quelle basi giuste per non incorrere e non farsi diciamo, coinvolgere in una sbronza o in una cannuccia, per intenderci. Le leggi ci sono, però la proposta di questi gestori provoca naturalmente delle polemiche, soprattutto se le polemiche di qualche giorno fa sono state sollevate perché i bimbi o i ragazzi uscivano da scuola e non c'erano i genitori e la responsabilità quindi era a carico della scuola e si è sollevato un polverone. E non ci preoccupiamo dell'aumento dell'alcol, dell'aumento dell'uso della droga, non ci preoccupiamo di cose più importanti, stiamo a pensare alle fesserie. Solamente perché bisogna tutelare qualche dirigente scolastico, bisogna tutelare un'istituzione scolastica perché si sta perdendo di vista il senno, noi dobbiamo tutelare i ragazzi, i bambini, e non ce ne possiamo accorgere nel 2017 che questi bambini erano lasciati soli all'uscita dalla scuola, quando sono state fatte centinaia di lettere in tutta Italia di chissà quante associazioni e genitori che si lamentavano di questo perché non avevano la possibilità di andare a prendere il figlio da, da scuola e dicevano come mai è uscito dal, dal, dal recinto della scuola e perché voi avete chiuso il cancello, avete sbattuto fuori i bimbi. Ce ne accorgiamo nel 2017. Ai, 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 lo so, poi si darà magari la colpa alla stampa per aver parlato di questo argomento solo oggi quando invece la responsabilità è chi gestisce la scuola dal punto di vista ministeriale fino all'ultimo provveditore e dirigente scolastico. Questa è la verità, perché noi tutti sappiamo bene che è sempre andata così, bambini che venivano lasciati fuori, senza problemi. E lo posso dire a gran voce e documentarlo con le lettere della con Consfatta, per quanto riguarda il comune di Acquaviva, fatte per quanto riguarda il comune di Acquaviva delle Fonti. Quindi se i ragazzi vanno in discoteca, prima di tutto i signori gestori delle discoteche, ma anche di altre attività commerciali, sanno che ai minori non si può dare la bottiglietta del whisky e vanno sanzionati loro, ma quando il ragazzo prende whisky va sanzionato, dicono i gestori. Anzi aggiungono un'altra provocazione, osservazione. Siccome è solamente il 10% di fatturato in tutta Italia che, fa, che fanno questi minori, ma non li mandate in discoteca, abbiate pazienza, non li vogliamo in discoteca, dicono i gestori, perché ci creano solamente problemi, perché al contrario di chi è più grande e sa gestire qualche bottiglia, magari comincia a dare i numeri, ci crea problemi all'interno del locale. E allora cari genitori fate un po' più di attenzione e forse le sanzioni anche ai ragazzi e quindi ai loro genitori non sono una provocazione ma potrebbero essere una soluzione perché infatti ci rendiamo conto che finché non si tocca il portafoglio, finché non si va a toccare la singola persona nei suoi interessi, in questo caso economici, nessuno si desta, dormono tutti in piedi, qui non solo dormono i consiglieri comunali. Dal punto di vista istituzionale in piedi, dormono anche i genitori che forse allora si renderanno conto, come quando magari ricevono dal dirigente scolastico la letterina per presentarsi a scuola per ragioni che interessano il proprio figliolo. Fino ad allora non si erano mai accorti di nulla perché mai avevano scoperto che il proprio figlio a scuola mancava da un mese. E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ancora una volta di una famiglia che per essere tale e sacra per chi ha i principi cristiani, deve fare attenzione alla propria prole. Ma non può essere un capro espiatorio. La responsabilità deve essere anche della comunità educante. Infatti il presidente del forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, Dichiara, tutte le volte che arriviamo a invocare sanzioni per i nostri figli, stiamo dicendo che abbiamo fallito tutti nel nostro compito educativo. In questo caso, spiega, lo fanno per primi i propri gestori delle discoteche, che sono imprenditori certo, ma che dovrebbero porsi anche come padri. Vengono rispettate le norme a tutela dei nostri ragazzi nei locali? C'è davvero un limite, un'attenzione? Il rischio, altrimenti, secondo De Palo, è che le famiglie diventino un inutile capro espiatorio. Ecco allora la necessità di mettersi insieme, mettersi insieme, per un bene comune che è quello dei nostri ragazzi, conclude De Palo. Ma come si fa a mettersi insieme se non è l'istituzione che ha il potere e il dovere di farlo? che nella sua logica, nei suoi cinque anni, nel suo modo di amministrare, non ha mai preso in considerazione e messo a primo posto questo. Devo mettere insieme la comunità, devo far comunità, devo mettere insieme quelle parti sociali che costituiscono la mia città, perché io sono il sindaco, io sono l'assessore, io sono il consigliere comunale, non di una singola parte di questo comune, ma di tutte quante, quelle più simpatiche, quelle più antipatiche, quelle rosse e quelle nere, quelle di qualsiasi colore. E quindi ritorniamo a dire che è importante nel momento in cui si va a mettere la X nella cabina elettorale, perché se c'è un'amministrazione e io devo dare la conferma a un amministratore che non è stato capace di mettere insieme la comunità che ha amministrato Devo riflettere bene, evidentemente trovare un altro sindaco, trovare un altro consigliere comunale, perché alla base di tutto c'è l'aggregazione, c'è la condivisione, la partecipazione e quindi lo stare insieme, perché solo insieme si può fare una famiglia, tutti i singoli soggetti formano la famiglia e mettendo insieme la, le famiglie si fanno una comunità. Invece ad Acquaviva, ma secondo me, anche negli altri comuni, si gioca proprio su questo, la guerra tra i guelfi e i ghibellini, perché si è più bravi e si riesce meglio ad amministrare nel momento in cui il mio popolo, i guelfi e i ghibellini, si stanno accapigliando, si stanno scornando tra di loro ed io tutto il tempo, perché nemmeno loro si stanno accorgendo di fare quello che voglio. Invece la prossima amministrazione degna di una comunità deve essere quella che è capace di tirar fuori le problematiche che mettono contro i guelfi e i ghibellini, di unirli e di essere il soggetto forte perché istituzione rappresentante dello Stato e legittimato dalla volontà popolare per metterli insieme e finalmente insieme risolvere le problematiche di una città altrimenti non c'è comunità, non c'è comune e non comprendiamo il perché ci debba essere un sindaco, degli assessori, dei consiglieri che devono pur essere pagati dalle nostre risorse. Oltre al danno di una, di un mal, di una mala amministrazione e della irrisoluzione delle problematiche come il maggior consumo di alcol o di droga o di altri disservizi, ci ritroviamo la beffa di doverli pagare pure lo stipendio, quando invece ben, ci rendiamo conto dopo cinque anni che magari hanno fallito in, una, in un aspetto determinante e prioritario, il mettere insieme nel fare comunità, perché se non c'è una comunità non c'è un comune, se non c'è un comune non ci può essere un sindaco, non ci possono essere gli assessori, non ci possono essere i consiglieri comunali. Un saluto a voi tutti. Þakk fyrir því að við erum við.